Perfetto, ci siamo. Ciao a tutti, adesso aspettiamo un attimino che si connetti qualcuno. Comincio già a spiegarvi un secondo cosa ci servirà oggi, semplicemente questa, la banda elastica. Oggi ho programmato due triset, entrambi con solo la banda elastica, quindi preparatevi. Allora, triset di oggi sarà composto da tre esercizi, 30 secondi l'uno per 3 volte. Andremo a fare così due triset, un triset A e un triset B. Poi comunque nella descrizione io scriverò tutto come sempre. Allora io inizierei a prendere la nostra banda elastica e andiamo a fare un po' di mobilità. Ricordo sempre che la mia lezione è incentrata sulla parte superiore del corpo, quindi tronco e braccia, e cercherò comunque sempre di proporvi esercizi fattibili in casa con pochi strumenti. Per l'appunto oggi andiamo a usare solo la banda elastica, quindi diciamo che la maggior parte delle persone che fa fitness o fa un po' di sport, questa ce l'ha a casa. Perfetto. Teniamo l'elastico alla larghezza delle spalle e andiamo, mi sposto un po' indietro così mi vedete, andiamo a spingere l'elastico verso avanti laterale. Ok? Avanti laterale. Ne facciamo 10 per parte. Così che andiamo a scaldare un po' i muscoli di spalle. Braccia e facciamo nello stesso tempo un po' di prevenzione alla cuffia dei rotatori. Braccio bello disteso. Perfetto, sciogliamo un po' le braccia. Sempre braccia larghezza spalle, andiamo ad allargare e fare queste extra rotazioni. Perfetto. Nel frattempo che ci riscaldiamo, chi si è appena collegato fa in tempo a prendersi la banda elastica e a cambiarsi, perché poi il lavoro di oggi sarà fatto tutto con la banda elastica, quindi seguitemi. Stiamo facendo un po' di riscaldamento per chi si è collegato adesso, andiamo a fare queste extra rotazioni in mobilità, queste aperture laterali. Perfetto, fermatevi qua, aperture, fino in fondo, fino a fine corsa. Sarò un po' ripetitivo, ma questi esercizi prima di un workout sono fondamentali per prevenire dolori, infortuni, quindi li faccio fare sempre piccoli, larghi. Perfetto, lasciate giù un attimo la banda elastica, mani a terra, questa posizione, andiamo a fare un po' di mobilità generale. Cercate di spingere la testa verso il basso dietro, ok? Questo è il movimento. Se riuscite con le gambe distese, in modo tale che fate anche un po' di stretching attivo alle gambe, soprattutto i posteriori delle gambe. Nel contempo andiamo a scaldare muscolatura di spalle. Perfetto. Quadrupedia, ginocchia alzate, mantengo la posizione. Da questa posizione tocco spalla. Mi sposto così mi vedete anche da un'altra inquadratura. Quindi, questa posizione, tocco
importante, testa dritta, la testa deve stare in linea con la schiena e cerchiamo di rimanere sempre stabili senza fare movimenti eccessivi col corpo. Perfetto, ripetiamo, quindi gambe distese, vado e torno. Perfetto, quadrupedia, alzo le ginocchia, mi posiziono, tocco spalla. Lavoro sempre sulle 10 ripetizioni quando faccio riscaldamento. Perfetto, allora, io mi sento già bello caldo. Nel frattempo, per chi si fosse collegato, prendetevi una bella banda elastica e preparatemi con me. Allora, oggi sono 3 esercizi. Andiamo a fare distensioni con la banda elastica, poi rematore con la banda elastica e poi un esercizio di addome. Faremo tutto con questo, vi mostrerò passo passo come eseguirli. Allora, iniziamo dal primo. Io intanto imposto il timer, ho impostato 30 secondi di lavoro con 30 secondi di recupero, 3 esercizi per 3 volte. Allora, primo esercizio, abbiamo detto distensioni, mettiamo l'elastico dietro la schiena, più o meno sotto le scapole. Io intanto faccio partire, distensioni, quindi da questa posizione elastico pronto, bello tirato, teso, e vado a spingere, 30 secondi, se l'elastico è molle fate un giro di mano, cercate sempre di tenere il gomito un po' più basso rispetto alle spalle, scapole vicine. Perfetto, 30 secondi sono andati. Prossimo esercizio, rematore con l'elastico. Abbiamo 30 secondi per prepararci, vi faccio vedere intanto l'esercizio. Metto l'elastico dietro i piedi. Okay. Occhio a non farlo scappare in faccia, schiena bella dritta e andrò a spingere, a remare più che spingere. Questa è una tirata. 3, 2, 1, via. Allora, sono 30 secondi. Cerchiamo di tenere i gomiti vicini ai fianchi e non larghi. Ok? Sguardo rivolto verso avanti. Petto bello aperto, scapole belle vicine in chiusura. 30 secondi. Vai alla stessa regola di prima. Se l'elastico è molto molle o troppo facile, o lo cambiate, ne prendete uno un po' più duro, oppure fate un paio di giri di mano per accorciarlo. Perfetto. Prossimo esercizio di addome. Sempre elastico dietro. Ok. Appoggio un braccio a terra. Con l'altra mano rivolta verso l'alto. Andrò a spingermi verso l'alto in questo modo. Con questo esercizio andiamo ad allenare gli obliqui. Io farò 15 secondi per lato, in modo tale che andiamo ad allenare entrambe le parti. Mi alzo, vedete il gomito appoggiato e torno. Cambio. Perfetto, allora abbiamo fatto il primo giro e andiamo a ripetere. Mancano altre 2 serie. Quindi, primo esercizio, distensioni, supine, quindi a terra, pancia in su. Mettiamo il nostro elastico dietro la schiena. Preparatevi.
due, uno, via. Quando spingo, soffio, controllo la discesa. Dato che sono 30 secondi, cerchiamo di farlo bello dinamico, più ripetizioni possibili, controllando il movimento. Perfetto. Ok, allora, secondo esercizio della seconda serie, rematore. Adesso ve lo faccio vedere frontale, in modo tale che mi vedete anche frontalmente. Rinnovo l'attenzione sull'elastico, occhio a non farvelo scappare in faccia perché sono dolori. Ok, poi da questa posizione andiamo a remare col nostro elastico. 4 secondi, si parte. Pronti? Via. Cerchiamo sempre di mantenere le spalle basse, gomiti vicini ai fianchi, scapole vicine. Concludiamo il movimento fin dove riusciamo. Testa dritta, guardo sempre avanti, schiena dritta, eh. Perfetto. Terzo esercizio che ho fatto prima con l'elastico, lo potete fare anche senza, se avete difficoltà a cambiare lato. Adesso ve lo mostro senza. Quindi, una gamba distesa, una gamba piegata, un braccio disteso, un braccio verso l'alto, salgo, ok? Mantengo il gomito a terra, ne faccio 15 secondi da una parte, 15 secondi dall'altra. Pronti? Via. Quando scendo, cerco di non scendere tutto, le scapole non le appoggio neanche a terra, in modo tale da mantenere l'addome bello tirato. Cambio. Perfetto, allora, questo esercizio lo potete fare anche con un peso in mano. Ovviamente il peso va messo sul braccio sollevato, e, oppure come ho fatto io prima con la banda elastica. Un po' a vostra discrezione, un po' in base alla vostra preparazione. Allora, terzo e ultimo giro, distensioni, mettiamo il nostro elastico dietro, la schiena. Cerco sempre di soffiare durante la fase di spinta e di prendere aria durante la discesa. Le scapole belle vicine e vado. Allora, il mio elastico è molto morbido, dovete essere sincero. A me servirebbe un elastico un po' più spesso. Potete comunque variare sempre l'intensità accorciando o allungando l'elastico, quindi stringendolo o prendendolo un po' più largo, o prendendolo un po' più spesso. Ci sono elastici che arrivano anche fino a 30 kg di tensione, quindi abbastanza impegnativi. Questo, se va bene, sarà intorno ai 10 kg. Via che remo, schiena bella dritta, soffio quando faccio la trazione, prendo aria quando torno e vado. Cerco di mantenere spalle basse, sguardo rivolto verso avanti sempre, gomiti vicini, quando vado in fondo avvicino le scapole. 30 secondi non stop, eh? Perfetto, allora, siccome prima vi ho detto che il terzo esercizio potevamo farlo con un peso, ve lo mostro con una bottiglia, così avete idea anche con un peso in mano come cambia. Quindi, gamba piegata, gamba distesa, un braccio verso l'alto, un braccio appoggiato a terra, 4 secondi,
e vado. Sempre gomito attaccato a terra, cerchiamo sempre di non scendere del tutto con la schiena. Cerchiamo di mantenere tensione su tutta la fascia addominale. In questo caso stanno lavorando molto gli obliqui. Ok, mi sono perso via un attimo e non ho cambiato lato. Voi sempre 15 secondi per lato, eh? Perfetto, allora abbiamo finito il primo tri-set e adesso fate pausa, vedete, e vi mostro l'altro tri-set. Sempre banda elastica. Nel frattempo, se volete farmi qualche domanda, chiedete pure, anche qualche proposta per le prossime dirette, vedrò comunque di accontentarvi. E niente, vi mostro l'altro tri-set. Allora, aperture laterali in posizione di plank, quindi ci mettiamo a terra in questa posizione e andiamo a fare delle aperture a braccio singolo laterali. Il secondo esercizio è simile, la differenza è che anziché farle laterali le facciamo in avanti le distensioni, ok? Quindi io mi appoggio sui pugni perché sto prendendo l'elastico in questo modo, eh? Potete poi mettervi nella posizione che più vi facilita l'esercizio. Quindi da questa posizione vado avanti e poi inverto, ok? Sempre 30 secondi per l'esercizio. L'ultimo esercizio, allora io qua non si vede, ma ho il tavolo, ok? Non si vede perché schermo è quello che è. Metto il mio elastico dietro la gamba del tavolo, ok? Sono un po' strettino, ma vedrò di farlo bene comunque. Allora, sempre che non mi porto dietro il tavolo, eh? Da questa posizione vado a tirare su le gambe e a spingere giù le braccia. Quindi faccio due esercizi in uno, un pull down con le braccia e un crunch inverso con le gambe. Perfetto, allora se abbiamo capito gli esercizi, io ve li rimostro adesso man mano e fateli con me. Quindi, banda elastica, posizione di plank, andiamo a fare delle aperture laterali, 30 secondi, eh? State con me, pronti? Via! Cercate di controllare, stringere le chiappe, sempre gluteo bello stretto, il corpo non deve fare movimenti strani, quindi rimaniamo fermi, qua si muove solo il braccio, tenete duro, testa dritta, quindi non sollevata, non bassa, 3, 2, 1 e stop. Perfetto, allora, secondo esercizio è praticamente identico, solo che anziché aprire andiamo a sollevare il braccio. Cercate di rifiatare, avete 30 secondi comunque per bere e per riposarvi un attimino. 10. Allora, se non ce la fate coi pugni, a tenere i pugni giù, anche con la mano così va bene, eh? Vi faccio vedere. Quindi spingo, torno, spingo, torno. L'importante è che sedere non sia in alto, in questo modo, ma sia bello stretto. Quando vado a tirare su l'elastico rimango fermo col corpo, eh? E stop. Ok, preparate subito la postazione per l'altro esercizio. Quindi ve lo faccio vedere un secondo, prendo le misure, avrò l'elastico in mano, spingerò l'elastico, mentre spingo sollevo le gambe. 10 secondi. E vado.
Ok. Ripeto, io ho attaccato l'elastico alla gamba del tavolo. Poi voi se avete un'idea migliore, tranquillamente attaccatelo dove vi sembra più affidabile. Perfetto. Primo giro finito. Allora, questo esercizio a mio avviso è molto bello perché andiamo a allenare tutto il corpo nell'insieme e facciamo più cose insieme. A me piacciono gli esercizi un po' più completi rispetto agli esercizi dove si va a isolare maggiormente un muscolo. Aperture laterali, quindi ci rimettiamo posizione di plank, ok? E vado ad aprire. Stringo bene il sedere, respiro, cerco di lavorare bene in apertura col braccio senza fare movimenti accessori. E stop. Perfetto. Vedete, 30 secondi, bere, riposare, sciogliere le braccia. Ricordo il prossimo esercizio, quindi in plank, braccia tese, con l'elastico vado a tirare verso avanti. Pronti? 10 secondi. 4. E vado. Soprattutto quando vado a tirare in avanti, cercate sempre la retroversione del bacino. Non fermatevi voi, io vi spiego, voi andate avanti. E stop. Perfetto. Prepariamoci per l'altro. Quindi metto il mio elastico dietro la gamba del tavolo. Ripeto, mi piacerebbe anche avere un po' di opinioni. Se avete qualche domanda nei commenti sotto, io vi rispondo appena possibile. Pronti? E via. Come vedete, cerco di non scendere del tutto con le gambe, in modo tale da lasciare in tensione il retto dell'addome. Nel frattempo spingo le mie mani verso il pavimento. Ovviamente andando in flessione di anca con la coscia sentiremo molto anche i quadricipiti lavorare, eh? Normalissimo. Perfetto, allora ripetiamo. Ultimo giro, quindi plank, aperture laterali, gambe distese e vado in apertura. Dai, 5 secondi. E stop. Mancano due esercizi, dai. Stesso esercizio adesso, plank, distensione in avanti. Anche questo esercizio può essere effettuato con un peso, eh. Quindi io ve lo sto facendo vedere con l'elastico. Se va benissimo farlo con una bottiglia, o manubrio. Quindi
Da qua vado e poi inverto. Inverso, mi preparo, vado, vado, senza mollare. Terminato la nostra seduta di oggi, facciamo un po' di stretching. A sto giro vi faccio vedere un po' di stretching anche per le gambe, dato che comunque le abbiamo utilizzate oggi un pochino. Quindi ci facciamo avanti in ginocchio, andiamo verso dietro con le mani, cerchiamo tensione a livello del quadricipite. Ci fermiamo quando la tensione è eccessiva. Per esempio, io così non sento niente. L'importante è che il ginocchio rimanga a terra e la tensione non sia eccessiva. Non dovete sentire male. Importante poi la respirazione durante lo stretching, perché una buona respirazione permette un rilassamento maggiore del muscolo e quindi andiamo comunque a tirare di più la fibra. Ok, allora prendiamo il gomito, andiamo ad allungare il tricipite e tutta la parte laterale del nostro tronco. Sentirete soprattutto la spalla perché fa questo movimento sul piano frontale. Cambiate. Perfetto, allora. Sempre lo stesso esercizio di prima, simile, però questa volta le gambe non le teniamo in ginocchio, non ci mettiamo in ginocchio, andiamo a scendere con le mani per andare ad allungare deltoide anteriore e pettorale in parte. Se non sentite bene questo allungamento, muro, mettiamo gomito e mano appoggiata e andiamo a tirare. Qua andiamo ad allungare sicuramente il piccolo pettorale e il gran pettorale. È importante allungare questi muscoli perché, essendo degli intrarotatori, il gran pettorale è un intrarotatore, tende a chiudere le spalle e a portare quella posizione di ipercifosi che è brutta da vedere e che nessuno vorrebbe. Fate la stessa cosa con l'altro braccio e noi ci vediamo settimana prossima, martedì. Grazie e ci vediamo presto.